Sì. Buttati. Sì. Torniamo, ragazzi, io sono senza parole. L'arbitro ha appena annunciato che Rios da forfè. Pensate che l'avevo detto io, speriamo che non succeda come Roma lo scorso anno, e questa è una macabra delusione, ma per tutto il pubblico, infatti c'è dello sconcerto da parte di tutti, dice per l'infortunio alla coscia destra si ritira, beh, veramente un peccato, però non è neanche in condizioni di ritirarsi, non si muoveva abbastanza bene, avrà ovviamente le sue ragioni, ma ci lascia senza parole. Beh, un grande peccato, perché fino adesso tutto funzionava e l'abbiamo visto. Non so cosa aggiungere. Nicola Arzani, che era vicino a me, dell'ATP, naturalmente è corso come un pazzo sotto, perché adesso devono andare a fare le interviste, devono organizzare tutto di corsa, la premiazione. Finalista de l'édition 99, le Chilien Marcelo Rios. Vainqueur du Republic National Bank Monte Carlo Open 1999, le Brésilien Gustavo Kosten. Gustavo Kosten qui va recevoir le trophée officiel de l'Open de Monte Carlo, la Coupe du Prince, qui récompense le vainqueur depuis plusieurs années. Intanto vediamo che viene consegnata la Coppa. Adesso sentiamo cosa dice Rios. Addio avec Marcelo Rios. Qualcuno fischia, ma non è il caso. Prima di tutto, congratulazioni a Kuerten per aver vinto il torneo. Lui è un grande. I pulled out a muscle playing yesterday and io mi sono fatto male giocando ieri, e per giocare una finale bisogna essere al 100%, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato nel corso della settimana, tenterò di venire l'anno prossimo. Sì, e lui ha ribadito che per giocare 5 set bisogna essere al massimo per giocare 5 set. Mes chances pour cette finale, mais je peux vous promettre que je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont supporté cette semaine, et je peux vous dire, et également en 97, et je peux vous dire que je reviendrai l'année prochaine et j'essaierai de mieux faire. Et vabbè, un applauso pour Rios. Gustavo Kosten. I'd like to thank everyone. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono venuti oggi. Mi dispiace che non abbiamo potuto giocare fino in fondo questa partita, è stato veramente un peccato. E so che Marcelo ha dato tutto quello che poteva, è un grande competitore, quindi sono certo che era proprio impossibilitato a continuare il match. Je voudrais vous remercier tous d'abord d'avoir été ici. Je voudrais également vous dire que même si nous n'avons pas pu jouer un match, je sais que Marcelo a donné tout ce qu'il avait, et s'il n'a pas pu jouer, c'est qu'il avait une raison. Sì, lui scusa e giustifica Marcelo. I'm very pleased to be here. Inoltre sono molto felice di essere qui. I'd like to play all the match too. Certo, dice, avrei preferito una situazione diversa, avrei voluto vincere fino in fondo questa partita, però sono contento di quello che ho fatto nel corso della settimana. Dice che l'ultima volta che ho visto l'ultima volta che ha sventolato la bandiera del mio paese qui è stata per Ayrton Senna, e quindi per me è un grande onore. J'aurais voulu qui ovviamente faire un match, nel principale. Je dois être très heureux avec ceux que j'ai joué cette semaine et gagné également. Et
Je peux vous dire une chose, c'est que c'est quelque chose de très particulier de voir pour moi le drapeau brésilien. La dernière fois que j'ai vu Monte Carlo ici, c'était pour une victoire d'Ayrton Senna. Merci. Gustavo Kuerten. Voilà, le souvenir bien entendu pour cette édition 1999. E quindi la foto ricordo di questa edizione 1999. Parmi les joueurs du monde entier qui avaient répondu présent. Con un capitolo della storia del tennis che si chiude, uno nuovo che si apre, un capitolo ricchissimo. Sì, Nicola, ti sento. Nicola, ti sento benissimo, quindi noi siamo qui tranquilli. Ringrazio l'arbitro della finale. E il chef des arbitres qui était présent ici, a savoir Monsieur Alan Mills, le superviseur. Alan Mills, che è il giudice arbitro anche Thomas di Wimbledon. Thomas Carlberg, qui est à ses côtés. Gustavo. Le vainqueur de cette année, Gustavo Kuerten. E allora viene annunciato ancora Gustavo Kuerten, mentre vediamo che ci ripropongono le immagini, e io su queste immagini do la linea alla regia per un break.